Il 25 novembre andrà in scena all'interno della sala Falcone Borsellino del Tribunale di Teramo il primo spettacolo della rassegna teatrale Arti nel contraddittorio. L'evento vuole essere una cassa di risonanza per la riqualificazione del concetto di giustizia che nell'era moderna sembra frammentarsi. Si vuole dunque distruggere la calcificazione negativa del pensiero riservato al foro reale, rappresentazione dell'elemento mediatorio attraverso una rieducazione culturale del cittadino nei confronti dell'istituto, con la fenotipica riduzione della distanza fisica tra cittadino e ufficio giudiziario. Più che nuovo, direi di nuovo ci deve essere la conoscenza. I cittadini devono capire che quello che accade qui risponde a delle logiche umane, quindi non è un palazzo chiuso, un palazzo buio, un palazzo scuro, ma è un palazzo aperto. E questa rassegna che noi abbiamo appoggiato e in qualche modo anche cercato di incrementare si propone proprio questo, rendere il Tribunale un luogo comprensibile e vicino a tutti. Promotrice dell'iniziativa la compagnia Attori Senza Sipario, la rassegna si aprirà nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e porta in scena 5 appuntamenti fino al 9 marzo. Tra vicende di casi giudiziari storici, un infanticidio del 1653 e di drammi vissuti negli ex manicomi. Il fatto che questa rassegna si apra con un'iniziativa sulla violenza di genere proprio il 25 novembre consente poi di affrontare tutte le tematiche della parità di opportunità, che va al di là appunto di quella di genere, che diventa ovviamente il fulcro, ma deve attraversare appunto le condizioni di vita di tutti coloro che sono più in difficoltà e che trovano e cercano all'interno delle aule di tribunale, all'interno di questa struttura, di tutte le strutture in Italia e nel mondo, cercano giustizia, appunto che la legge diventi appunto garanzia di parità di diritti per tutti.